Abbiamo effettuato un'indagine in un'abitazione privata a Bari. Come da prassi abbiamo verificato eventuali interferenze da parte di malfunzionamenti dell'impianto elettrico, ma non è emerso nulla. Però, dopo un'accurata analisi dei dati, sono emerse alcune anomalie alle quali non siamo riusciti a dare una spiegazione logica. La prima di queste, da parte di una telecamera mini DV che avevamo lasciato in registrazione in nostra assenza, che ci ha fatto rilevare dei percettibili movimenti sussultori da parte della stessa durante questa ripresa. Come se qualcuno la toccasse. La seconda anomalia invece è stata riscontrata in camera da letto. Dopo alcune sessioni di K2, in una in particolare, abbiamo avuto delle risposte, o almeno quello che sembrerebbe essere un'interazione con una ipotetica entità. Vuoi comunicare con noi? È un sì. Si uomo o si donna? Sta per uomo? Dici, sei un uomo? Facciamo una cosa. Se lo tieni acceso per più del mio 3, sei un uomo. 1, 2, 3. No? Sei una donna. 1, 2, 3. Sei un uomo, allora. Abbiamo un registratore acceso. Potremmo parlare, potremmo provare a parlare se vuoi. Ti posso fare delle domande, magari mi rispondi. Sì? Grazie. Va benissimo. Vuoi provare a far illuminare tutto l'apparecchio fino in fondo? Arriva fino alla luce rossa. Vuoi provare? Dai, se ce la metti tutta ce la puoi fare. Ok, ti ringrazio comunque. Questa non è assolutamente una provocazione, è soltanto un modo pacifico di comunicare. Veniamo con il massimo rispetto, volevamo solo comunicare, volevamo solo una prova. Ti ringrazio. Grazie. Non Se chiediamo altro. vuoi Ok. possiamo anche andare via, se vuoi comunicare con noi. Puoi farlo tranquillamente, il registratore magari riuscirà a prendere il tuo messaggio. Grazie ancora. Vuoi dirci qualche altra cosa? Ma vuoi che ce ne andiamo?
acquistiamo? Se vuoi che rischiamo, accendilo. Ok, andiamo. Grazie ancora. Per quanto riguarda gli LUP, dopo alcune sessioni abbiamo rilevato solo un'anomalia non meglio identificabile. Quanti anni hai? Ringraziamo tutti voi per il supporto e alla prossima indagine.